Una task force composta da tecnici dell'Arpalazio, guardia costiera e amministratori comunali di Formia e Minturno ha eseguito su due imbarcazioni dell'Arpa e della Capitaneria di Porto un monitoraggio delle acque del Golfo, soprattutto per verificare la salute delle acque dopo gli allarmismi delle ultime settimane. Questi campionamenti vengono effettuati appunto in maniera rutinaria, quindi ogni 15 giorni, in particolare in questa zona. Oggi abbiamo fatto il tratto dal Garigliano a Formia, sono circa 20 punti e vengono appunto raccolti i campioni per le analisi microbiologiche dell'acqua di mare e rileviamo anche dei parametri fisico-chimici come il pH, l'ossigeno, la temperatura. I risultati, le acque sono state trovate limpide, la balneazione non è a rischio, un dato che era stato ribadito 3 giorni prima anche dal direttore provinciale dell'Arpalazio Ennio Zaottini e che ha soddisfatto anche il sindaco di Minturno Giuseppe Sardelli, l'assessore all'ambiente del comune di Formia Aldo Zangrillo e il presidente della commissione consiliare ambiente Vincenzo Forte, in barca con i tecnici dell'Arpalazio e il comandante della guardia costiera di Formia Marco Vigliotti. La stagione dunque è salva, gli amministratori si sono trovati d'accordo sulle responsabilità del fiume Garigliano. Vedete com'è il mare? Io lo ritengo che è pulito. Adesso faremo un altro giro. Siamo in territorio di Formia, faremo un altro giro intorno al Monte di Scauri, arriveremo a Marina di Minturno e vi accorgerete che il mare è pulito. Ma da qui a dire che il mare è inquinato è un po'... siamo molto lontani. E non so in questo periodo chi è che ha voluto mettere in giro queste voci un po' brutte, insomma, no? Per il nostro territorio.